Shabbat Shalom a tutti, voglio darvi il benvenuto oggi alla parasha di oggi che si chiama Shlach Lecha, che vuol dire inviare o portare avanti. È la porzione di Torah viene dal libro di Numeri, capitolo 13, versetto 1, fino al capitolo 15, versetto 41. La porzione profetica, l'Aftarah, viene dal libro di Giosuè, capitolo 2, versetti 1 a 24. E il Brit Hasha, un nuovo patto, viene da Matteo, capitolo 10, versetti 1 a 14, Marco, capitolo 10, versetti 1 a 45, Romani 4, versetti 1 a 25, e Lettere agli Ebrei, capitolo 3, versetti 7 a 19. Sono Zentare Trai, e prima di iniziare oggi vorrei, come sempre, aprire questo tempo in preghiera. Oggi è 10 giugno 2023 o 5783. Abba Padre, grazie per oggi. Di nuovo, grazie per il privilegio e l'onore di essere nella tua presenza, solo perché Yeshua l'ha reso possibile per noi tramite il suo sangue, il suo sacrificio. E ti chiedo che tutto ciò che esce dalla mia bocca oggi venga dal tuo Ruach HaKodesh, tuo Spirito Santo, per la tua gloria. Nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. Oggi voglio parlare di, come normalmente parlo, di due argomenti. E uno si chiama uno spirito diverso. Come sappiamo, noi possiamo vedere spesso nella vita le cose o, come si dice, la tazza è mezza piena o è mezza vuota. Possiamo vedere magari le nuvole scure o i lati positivi. La vita di fede non ha spazio né per il pessimismo e né il cinismo. Quindi Adonai, come sappiamo, risparmiò i figli di Israele, però li punì consegnandoli, per dire, a 40 anni di vagabondaggio nel deserto. Dichiarò che non avrebbero mai visto la terra promessa che avevano rifiutato. Invece i loro corpi sarebbero stati sepolti nel deserto. Se siete stati nel deserto, si sa che quando si muore nel deserto non è che c'è tanto da fare, tranne magari mettere un po' di sassi sopra, però non è un posto bello per morire, credo. I loro figli, invece, quelli che avevano sotto 20 anni, avrebbero avuto il privilegio di entrare nel paese. Anche se vi ricordate anche bene, Mosè, Miriam e Aarone furono anche inclusi in questo destino, non potevano entrare. Solo Giosuè e Caleb ebbero il permesso di entrare nel paese, perché andremo a vedere. Adonai disse che a Caleb sarebbe stato permesso di entrare nel paese perché aveva uno spirito diverso, Numeri 14, versetto 24. Quindi uno spirito diverso di Caleb è molto evidente dal suo rapporto sul paese, quando mandarono le 12 spie. Lui e Giosuè avevano visto gli stessi cananei, le stesse fortificazioni e le stesse difficoltà delle altre spie, ma erano giunti a una conclusione molto diversa. Le altre spie vedevano quelle cose come ostacoli, ma noi possiamo vedere ostacoli nella vita, anche riconoscerli. Va bene. Ma cosa vogliamo vedere, fare con quell'ostacolo? Caleb e Giosuè li vedevano come un'opportunità per Hashem, per Adonai, per dimostrare la sua gloria. Ok? Come era per Pietro, che camminò sull'acqua, poteva vedere, guardava Yeshua e rimaneva sopra l'acqua. Poi, appena cominciava a vedere le onde, poteva fare due cose. Sappiamo che ha avuto paura delle onde e iniziò a
andare nell'acqua a negare. Poteva anche dire: wow, che grandi queste onde! Vediamo come sarà quando salgo sulle onde, come sarà, che forte, che emozione. Facciamo un po' di surfing. Quindi ci sono due modi per vedere le cose, no? Potresti anche aver sentito qualcuno dire: non sono un pessimista, sono realista. La stessa cosa. La conclusione è che una persona ottimista non è realista, però realistica con questo modo di dire. Quindi di conseguenza l'unico modo onesto e corretto di vedere il mondo è quello di evidenziare le carenze, le difficoltà e gli inevitabili fallimenti. Uno penserebbe, per il realista questo è il mondo reale. Non c'è niente di speciale, purtroppo, nell'avere un atteggiamento realista. Chiunque, e la maggior parte del mondo fa così, può segnalare problemi. Tutti possono criticare. Molto facile. Io tanti anni fa ero così. Vedevo sempre problemi. Il prezzo di benzina sta così. Il prezzo delle cose sta così. Questa situazione sta così. Invece di ringraziare il Signore, oh, grazie Signore, sì, il prezzo di benzina è così, ma mi dai ancora i soldi per fare il pieno? Mi dai i soldi ancora per comprare il cibo? Mi dai la capacità di affrontare questa situazione, eccetera, eccetera. E non ci vuole un talento per essere uno che è un oppositore o che è così, critica. Forse conosciamo qualcuno che è un realista molto rigido. Penso che tutti noi conosciamo qualcuno così, almeno una persona. Io ne conosco tanti. Quindi una persona del genere di solito non è affatto realistica, ok? Invece una persona così mostra semplicemente una spiccata tendenza a enfatizzare il negativo, ignorare il positivo e disprezzare i miracoli. Quando siamo credenti, noi dobbiamo riconoscere il negativo, ma riconoscere il positivo è riconoscere che Dio è Dio di miracoli. Adonai è Dio di miracoli. Per questa persona, la risposta alla preghiera sono mere coincidenze per queste persone negative, no? Quante volte abbiamo sentito persone dire che hanno gridato a Dio: aiutami, salvami, magari stanno per fare un incidente. E Dio li salvò, lasciamo li salvò. Poi dicono: ma era un coincidenza, magari sono stato fortunato. Si nomina una dea, la dea della fortuna, che è un demonio. Non è una dea, è un demonio. Quindi spesso succede così. Le parole di incoraggiamento sono irritanti per una persona così. Quante persone conosco così? Dietro la patina di cinismo c'è una vita di oscuro egocentrismo e autocommiserazione. Le 10 spie erano proprio tali realiste. Hanno valutato la situazione in termini della loro realtà, una realtà infedele. E questa è la definizione di questo tipo di persone. Non ha fede. Da quella prospettiva le cose si sembravano piuttosto tristi. Stanno guardando giganti, hanno visto giganti, non solo di magari 2 metri e mezzo, 3 metri, quanto era alto Golia, che era un picciolello in confronto a tanti altri giganti che erano a quell'epoca. Ok, se non mi credete, guarda, ci sono giganti che erano alti tipo 10 metri, anche di più. Ci sono su Google, potete andare a vedere Nephilim e altre cose giganti e vedere proprio persone che hanno fatto degli scavi e si vedono loro accanto a questi scheletri. Ci sono stati. Quindi immagino cosa hanno visto e hanno potuto credere.
Una rapida marcia di ritorno in Egitto era probabilmente la soluzione migliore per loro. Io sono stato in Egitto, non è per niente un bel paese in cui stare. Non mi è piaciuto per niente. Poi quando fa caldo può raggiungere anche 50 gradi, anche di più. Non è un bel posto per tornare indietro. Anche in Giordania, Cisgiordania, insomma, Israele, certe parti possono raggiungere questi gradi, però se uno deve scegliere dove andare, preferisco andare nella terra promessa che è bella in confronto a un paese bruttissimo. Essere frustato, trattato male, per poi costruire una grande città per qualcuno che non vi vuole bene, non credo che sia la soluzione migliore. Caleb e Giosuè erano però un diverso tipo di realista. Erano realisti anche loro, ma nell'altro senso, per loro la realtà non era così grande come Hashem. Capivano che Hashem era più grande. Hanno valutato la situazione in termini di una realtà che comprendeva la fede. Ecco la differenza. La differenza tra lo spirito di Caleb e lo spirito delle 10 spie è la differenza tra vedere la vita attraverso gli occhi della fede o dell'infedeltà. L'ottimista dice che la tazza è mezza piena. Il pessimista dice che la coppa è mezza vuota. La persona di fede ringrazia che la coppa sia mezza piena e si meraviglia che Hashem renderà la mezza coppa o sufficiente a soddisfare il bisogno o riempirà miracolosamente l'intera coppa. Questo si chiama lodare, ringraziare il Signore per quella situazione. Tanti anni fa ho detto che nel 2010 persi tutto. Stavo in una situazione molto, molto brutta, ma in quella situazione ho imparato l'amore di Hashem e anche il potere e anche l'umore di Hashem, che lui è un Hashem di amore e di umore. Buon umore e scherzoso pure qualche volta. Imparato, è così. E lì ho imparato a ringraziare e a lodare per ogni cosa. Venne il giorno che un signore che ho conosciuto gli ho detto: voglio che tu vedi che cosa Dio farà per me. Quest'uomo aveva sui 59-58 anni, credo, 60. Non salvato, alcolista, fumatore, eccetera, eccetera. E mi fa: sì, certo, come no. Alla fine di quella giornata, lui venne da me, dopo tutto è successo tante cose, e mi ha guardato in faccia e ha detto: io non ho mai visto tutta la mia carriera, tutta la mia vita, una cosa del genere, ciò che è successo oggi con te. E io ho guardato in faccia e ho detto: ti ricordi quello che ho detto stamattina? Ricordatelo. Quando avevo detto quella cosa quella mattina, quando stai a vedere che cosa farà mio Dio per me, io stavo tremando. Perché l'ho detto in fede, ma non capivo niente che cosa avrebbe fatto Dio. Speravo e mettevo la mia fede in colui che può fare tutto. Io non sapevo che cosa avrebbe fatto per me. Non tremavo per mancanza di fede, tremavo perché dicevo: wow, chissà che cosa succederà oggi. E nella mia vita non avevo mai dichiarato una cosa così forte e piena di fede. Ricordiamo, possiamo essere come le 10 spie o possiamo essere come Caleb e Giosuè. Ringrazia Hashem, la persona che è veramente così di fede. Ringrazio Hashem. Che ha creato la nuvola. Cioè, la gente dice: ogni nuvola ha il suo lato positivo, no? C'è la pioggia. Il pessimista vede la nuvola, l'ottimista vede il lato positivo solo, e l'uomo di fede vede sia la nuvola che il lato positivo. Ringrazia, come detto, ringrazia Hashem che ha creato la nuvola, fornisce la pioggia e schiarisce il cielo dopo. Speriamo che non porta un tornado. Ormai questi giorni non si sa.
grandi enormi che possono distruggere case, macchine, persone, ma la persona di fede ha fede. Il diverso spirito di Caleb è qualcosa che tutti noi, credenti in Yeshua, dovremmo sforzarci di raggiungere. Essere una persona di fede è qualcosa di straordinario, che purtroppo non vedo molto spesso in questi tempi, neanche nel corpo di Yeshua, per coloro che credono. Quanta paura ho visto durante il Covid. Eh sì, era brutta, era una... Non è niente quello che è successo di fronte a quello che succederà nei prossimi 7 anni e mezzo. E credetemi, non ci sarà nessun ravvento fino alla fine, l'ultima tromba. Ok? Ve l'ho detto già. Chi crede nel rapimento prima dei 7 anni si illude e tanti lasceranno la fede perché vedranno che stanno ancora qua. Cosa succederà quando le persone affrontano quello che sta per venire? Pochi arrivano alla fine con la fede in Hashem. Tanti cadranno a destra e a sinistra, c'è chi perderà la testa, la vita, per la fede. Ci sono quelle persone, sta scritto. Ma tanti lasceranno perché vedranno le difficoltà. E questo mi rende molto triste. Tanti mi ridono, mi deridono, mi dicono: ma che stai dicendo? Tu sei solo uno che porta la paura. Ma io non devo portare niente, io sto dicendo quello che verrà. Sta scritto nella Bibbia ciò che verrà. Io non porto nient'altro che avvisare, ma non per aver paura, per dire: guarda, preparatevi, questo sta per venire. Che tipo di persona vogliamo essere? Una persona di fede che, nonostante la morte e distruzione che vedremo, porta avanti e dice: Adonai è con me, provvedrà. Il mio cibo provvederà l'acqua, provvederà un posto per stare. O, anche se muoio, so che vado a casa per stare con lui. Questo voglio dire. Preparatevi per ciò che sta avvenendo. Non essere come le 10 spie. Adonai è con voi, è con noi, con chiunque ha quel tipo di spirito nuovo, quel tipo di fede che ringrazia e vede la nuvola, vede la pioggia e vede il cielo chiaro dopo. In quello che sta per venire, dobbiamo ricordarci cosa avverrà dopo, cosa arriverà dopo il regno di Yeshua, il regno di cielo e l'eternità con lui, non questa pochezza che vediamo qua sulla terra. Non sono niente. Non è niente. E sta scritto nella Bibbia: ciò che verrà, il mondo non ha mai visto in tutta la storia, cioè neanche nei tempi di Noè era così. Nella malvagità, prima che è successo l'alluvione, supererà quello di tempi di Noè. Nella distruzione che il mondo vedrà, cioè arriverà più di quel livello delle distruzioni che ha visto Noè. Preparatevi, signori e signori, fratelli e sorelle, preparatevi per ciò che sta avvenendo. Siate forti e coraggiosi, come disse Adonai a Giosuè, come disse Mosè a Giosuè. Questo siamo chiamati a fare. Come facciamo a portare persone al regno di Dio, a Yeshua, se noi siamo così come le 10 spie? Credetemi, c'è chi Dio dirà, Hashem dirà: ah, tu non hai nessuna fede in me, nonostante che tu dici di essere credente, non entri nella mia pace e riposo, cioè non entrerai nel regno, andrai all'inferno. Sta scritto nella Bibbia: i codardi non erediteranno il regno di Hashem. C'è un'intera lista di persone che non erediteranno il regno di Hashem, e questo è un fra quell'elenco. Adesso la seconda cosa di cui vorrei parlare è il lamentone e l'ateo.
Ma però vogliamo parlare come un attimo? Uno dei commenti sul Tanakh, che sarebbe il Vecchio Testamento, commenta le 10 spie e il loro rapporto malvagio, dicendo: chi diffonde rapporti malvagi quasi nega l'esistenza di Hashem. Io toglierei la parola quasi e direi: chi diffonde rapporti malvagi nega il potere e l'esistenza di Hashem. Gli spie tornarono da Canaan con un gigantesco grappolo d'uva, abbastanza che ci volevano 2 persone per portarlo su un bastone lungo. L'uva avrebbe dovuto incoraggiare gli israeliti, dicendo: wow, guarda che cosa Hashem sta per dare a noi. La terra era veramente una buona terra, piena di generosità, proprio come Hashem aveva promesso. Le 10 spie invece interpretarono diversamente l'uva gigante. Le hanno usate come prova che la terra era abitata da giganti invincibili. Dopo tutto quello che hanno visto, le 10 piaghe sugli egiziani, il mar Rosso che è stato diviso in due per loro, la manna, l'acqua, la colonna di fuoco e la colonna di fumo davanti a loro che li guida. E tutto quello che hanno visto ancora non credono. Non è strano come 2 persone possano guardare la stessa cosa come un grappolo d'uva e giungere a una conclusione opposta di quell'altra 10? Per Giosuè e Caleb l'uva gigante era una buona cosa. Per le altre spie l'uva gigante era un segno di disperazione. È incredibile come come detto, come dopo tutto quello che hanno visto, ancora erano così. Hashem ha detto di aver sentito il mormorio e le lamentele dei figli di Israele. Lui ascolta quello che noi anche diciamo, ascolta anche le nostre lamentele, li sente ancora, non è che non c'è più. Il peccato del brontolare e lamentare, ed è un peccato, è legato al peccato della zizzania. Pettegolezzo. Entrambi sono forme di parola malvagia, lashon hara. Entrambi derivano da uno spirito critico. Ok. Il pettegolezzo distrugge gli altri, rompe le amicizie e interrompe le relazioni. Il brontolio e mormorio, lamentarsi, distrugge la qualità della tua vita e quelle di cui a coloro che circondano. Ok? Distruggono la vita, distruggono la qualità della vita. Immaginiamo di andare allo zoo con un bambino di 5 anni, irritabile, indisciplinato. Porti il bambino a vedere i leoni, ma imbronciato perché non gli hai comprato le caramelle. Lo porti a vedere le zebre, ma lui è arrabbiato perché non vuole tenerti per mano in mezzo alla folla. Lo porti a vedere le scimmie, ma sta avendo un attacco perché voleva le patatine fritte. Gli compri patatine fritte, ma lui le lascia per non mangiate perché si lamenta che sono molicce. Magari non sono più i migliori del mondo, ma gliele hai comprate. Alla fine della giornata non ha visto leoni, le zebre né le scimmie, né ha mangiato le patatine fritte. Ha avuto una giornata infelice e anche tu. Il bambino ha trasformato quello che avrebbe potuto essere un'esperienza meravigliosa, divertente, in un'esperienza orribile, senza una buona ragione. Ok, anche noi possiamo rendere la nostra vita così. Da adulto è facile guardare una situazione del genere e rendersi conto di quanto sia sciocco il bambino ribelle. È più difficile rendersi conto che le nostre stesse lamentele, brontoli e mormori sono altrettanto meschini. Gli adulti di solito sono abbastanza sofisticati da mascherare i loro capricci infantili e il loro malcontento interiore. Li mascheriamo come seri problemi, preoccupazioni, lamentele degli adulti. Quando
Ho perso il mio lavoro, amore, oggi. Non ti preoccupare, tesoro. Andrà bene. La scema ha qualcosa meglio per me. Tanto il mio capo era molto antipatico. Gli stavo antipatico, mi dava problemi. Non mi pagava bene. Non mi pagava per niente. Dovevo lottare per essere pagato, eccetera, eccetera. Mi sfruttava. Magari il lavoro andava bene, però nasceva qualcosa altro di meglio. Non si sa. Forse per che uno va nel ministero, eccetera, eccetera. Questo è solo un esempio. A un esame più attento, possiamo esaminarci più da vicino. Molti di questi problemi tendono ad essere nient'altro che tenere il broncio davanti a patate fine fritte, inzuppate. Mollicce. La parte peggiore è che questa non è una gita allo zoo, questa è la vita. Se lo passeggiamo agitandoci e tenendo il broncio, non godremo mai delle cose buone che Hashem fa continuamente per noi. Non ne noteremo neanche. Quante cose abbiamo? Io ho tutto quello di cui ho bisogno, ho cibo, ho acqua, riesco a pagarmi tutte le bollette. Ho cambiato compagnia, gas, elettricità, giusto per dirvi che ho tolto uno, preso un altro e pago molto meno. Anzi, ogni mese fino adesso non ho pagato niente, proprio perché ho un credito. Miracolo, ringrazio il Signore, ma se devo pagare in futuro, ringrazio il Signore che mi dà i soldi per pagare. Okay. Ho tutto quello di cui ho bisogno. E se magari in futuro dovesse essere un posto dove non ho niente, magari ho solo una tenda o devo dormire sotto le stelle, ma Hashem provvederà ogni cosa per me. Il cibo e acqua mi lo darà. I vestiti, il posto per dormire. La Torah ci insegna che Hashem ascolta tutte le nostre lamentele e negatività. Ecco perché i saggi insegnano che chi si lamenta equivale a un ateo. Ed è vero, perché vuol dire che non hai tempi. Non dico a te, ma dico chi fa così. Le sue lamentele negano l'esistenza di Hashem come se non ci fosse Dio ad ascoltare le sue amare parole. Ricordiamoci, signori e signori. Sta scritto nella Bibbia, ringrazia il Signore per ogni cosa, poiché questa è la volontà di Yeshua Adonai. Ogni cosa. Facile lodare e ringraziare per le cose belle, non sapete, quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno male, come dobbiamo fare? Io ho imparato in quella situazione in cui avevo perso tutto. E non potevo controllare niente. Ho letto un libro che si chiama Dalla prigione alla lode, è un altro libro sempre dallo stesso scrittore, La potenza e potere della lode. Tutte e due, se le volete, io solo al PDF ve lo posso mandare. Basta mandate un contatto con il vostro email, ve lo mando. Ed è veramente bello. Ho imparato tutte le situazioni a ringraziare e lodare il Signore. Qualche volta il Signore mi dava la forza e la grazia per affrontare le situazioni, qualche volta cambiava le situazioni per me, da un momento all'altro, da così a così. Non si sa mai. Quello che siamo chiamati a fare è di ringraziare e lodarlo sempre, in ogni situazione. Ok? Lodiamo il Signore per questo caso. Perché io non sono un tipo di persona che piace il freddo forte, non mi piace, non mi piace l'inverno, non mi piace per niente. Ma io sono chiamato a ringraziare il Signore anche per il freddo forte. Magari posso accendere il riscaldamento per un'oretta al giorno, più di quello, se no vado a botticare la casa, ormai, ma mi posso vestire pesantemente.
Ok. Ho un tetto sulla testa. Ho tutto. Ci sono persone che sono senza tetto, senza dimora. Quelli stanno nel freddo forte e ci sta chi muore dal freddo. Io non sto in quella situazione. Quindi ringraziamo, Signore, per le cose che non ci piacciono. Preferisco il caldo, almeno posso uscire, posso fare una passeggiata anche se torno a casa sudato, posso farmi una bella doccia fresca, ma posso fare le cose, mi piace. La primavera, l'estate, perché posso fare più, l'inverno non posso fare quasi niente, ma devo ringraziare il Signore per ogni cosa. Anche noi siamo chiamati a ringraziare il Signore per ogni cosa. Il cibo sta aumentando. Ringraziamo, Signore, che abbiamo ancora i soldi per comprare cibo e vi suggerisco di mettere a parte il più cibo possibile in modo che avrete quello di cui avete bisogno. Se il Signore vuole e non avete quello di cui avete bisogno, ringraziate il Signore perché provvederà, magari può farà durare tutto quel tempo che ne avete bisogno. Forse miracolosamente, come fu per la vedova, quando lei aveva l'olio. E riempiva tutti i contenitori di olio. Ne aveva abbastanza per fare il pane da vendere e per mangiare. Non sappiamo mai che cosa farà il Signore per noi. Grazie e Shabbat Shalom a tutti quanti. Ricordatevi, giù sotto questo video ci sta la descrizione del video. Basta cliccare leggete di più, ok? Ci sono i link per contattarci. Se volete questi libri, per esempio, gratuiti, ve li mando. PDF, sono bei libri, veramente mi hanno cambiato la vita. Ci sta il link per sostenerci, per coloro che vogliono sostenerci. Un link per con tutte le nostre risorse gratuite che provvediamo. E il link per il sito dell'Arabi Zin Gabriella, ma che se ci ti fa, per coloro che vorrebbero avere aiuto nel counseling, un sostegno per coloro che hanno affrontato una cosa brutta nella vita, magari ancora sta segnando la vita, un abuso, o qualsiasi cosa brutta nella vita, o sta affrontando una cosa brutta adesso. Siamo chiamati ad aiutarci l'uno all'altro. Non c'è vergogna non c'è vergogna di cercare aiuto da altri fratelli e sorelle, ok? Quindi vi vogliamo bene, vi amiamo nel nome di Yeshua. Shabbat Shalom.